Eccoci. Sei pronta? Tu non sai che devi premiare? No, non lo so. 400.000 fotografie, 60 anni di carriera, 165 ricoveri ospedalieri, sì, 76 macchine fotografiche distrutte, 40 flash divelti, 11 costole rotte. Recentemente gli è stata dedicata una mostra ovviamente al Maxi di Roma, ha vinto premi in tutto il mondo, fresco vincitore del Nastro d'Argento speciale ieri sera come protagonista dell'anno per il suo documentario sulla sua vita, grazie a Massimo Spano e Giancarlo Scarchilli, The King of the Paparazzi, Rino Barilari. Certo, Giancarlo e Massimo. Eccolo qua. Rino, che dire? Innanzitutto grazie perché è un'emozione veramente grandissima averti qui. Questa è casa tua. Hanno fatto, ho lasciato tutto, anche i medici per venire. Ma tu stai benissimo. È la terza gamba che mi fa male, dai. Ah, bene, bene. Allora, ieri hai vinto un premio importantissimo, questo documentario che parla della tua vita. E poi è solo metà vita, perché poi ne faremo un altro, Giancarlo e Massimo ne faranno un altro sull'altra vita, sulla seconda, sugli altri 50 anni praticamente. È importante fare il foto con la testa. Posso dire? Sì. No, veramente, come ha detto Fabrizio, il King è uno ed è lui e nessuno di voi ovviamente si deve offendere per questo. Lui ha creato i paparazzi, noi ne siamo felicissimi e quando vediamo Rino siamo tutti super sorridenti. Massimo, Giancarlo, un'emozione grandissima ieri sera, immagino. Ha fatto molto piacere, perché credo che Rino si meritasse di essere riconosciuto per la sua grandezza, perché non è soltanto un fotografo che ha raccontato un paparazzo la dolce vita, e con le sue foto ha raccontato la storia del nostro paese, perché ci sono tutti i fatti cruenti del nostro paese, gli attentati di mafia, morti per droga, gli attentati delle Brigate Rosse, i movimenti studenteschi, e lui senza rendersi conto, infatti con Massimo quando abbiamo lavorato a lungo, perché abbiamo visto da 5-8 mesi 400.000 foto di Rino, 400.000 foto, vicino ai giornali dell'Usce, e alla fine ci siamo accorti con Massimo di avere davanti a noi qualcosa che era veramente speciale, tant'è non a caso è stata una grande mostra al Maxi, un libro fotografico bellissimo, dove anche lì si racconta la storia del nostro paese, e poi questo film documentario che a marzo uscirà anche a Roma, a Milano, quindi siamo grati io e Massimo Rino, no, la parola a Massimo, di questa operazione veramente felice che abbiamo portato avanti con Michelangelo Finca e la società di Massimo. Buonasera a tutti, grazie. No, io voglio ringraziare tutte le persone che hanno partecipato a questo progetto e anche gli ospiti che sono stati dentro il film, che ci hanno dato il loro contributo, diciamo, intellettuale e non solo. Quindi questi vanno ringraziati sempre, che sono, ce ne sono tanti, da Giudice Marini, da Lucherini, De Catalba, insomma tantissime persone, Tornatore, perdone, insomma tantissime persone. Ho il suggeritore speciale, me lo porto sempre dietro, perché io dimentico, sono ormai anziano e quindi ho bisogno di questo. E poi faccio un piccolo ringrazio anche l'Istituto Luce che ci ha permesso di fare questo. Grazie a tutti. Grazie, la Pacerino, Barilari, premio SPQR. Scusate, c'è una cosa, noi ci piace stare qui per una cosa, io e Massimo sono due grandi tifosi della Roma, quindi questa è una cosa che ci unisce a questa. E vediamo Scarchilli, Alessio Scarchilli è mio cugino. Ah, come no? Allora il premio SPQR, Sette Colli Romanisti, a Rino Barilari.